Benvenuti cari amici Soft Gunner, sempre Cherry 95 Viene un litro alla nostra 14esima puntata. Se non è la 14esima, la manderemo per la 14esima. Oggi siamo qui perché? Perché oggi mi è appena arrivato questo bellissimo AUG A2 della Golden Bow. Sì, in pratica t'ho convinto a passare. Sì, mi ha convinto a passare alle armi elettriche, diciamo, alle armi con le razze. AEG. AEG, va bene. Detto in termini americano, Air Electric Gun. Yes. Sì. Ok, bene. Tu fai te unboxing, parlane. Vabbè, allora iniziamo con... Dalla scatola. Vabbè, la scatola si vede appunto l'AUG con ottica. Poi ci sono alcune informazioni anche di qua. Sì, tipo... Che poi, vabbè, poi vi spiegherò quando peso, vedremo. Caricatore. Peso, caricatore, ottica, grandezza dell'ottica. Si può vedere che è una versione con pop-up. Regolabile, ovviamente. Per fortuna. Bene, direi di aprirlo. Aperto. Scatola. Poi ci sono questi due pezzi di polistirolo. Con la forma del fucile, che fa sempre è sempre bello vederli. Significa che si ha cura del fucile. Poi, vabbè, la garanzia, spese di spedizione. Le solite menate varie, il cartellino di non sparare addosso ai bambini. Questo qui invece non ci è mai capitato. Questo qua è una cosa nuova, direi. Sì, nel senso, per voi, sì. Noi non abbiamo mai avuto Golden Bow, quindi... Vabbè, ci sono qua dentro due bersagli e se volete lo apro anche. Però... Sì, le classiche istruzioni in giapponese, cinese, quella cazzo di lingua qui. Sì, appunto. E il fanta inglese lì. Non c'è niente. L'esploso del fucile, robe varie che si possono fare col fucile. Tipo non sparare agli uomini con il cane, esatto. Ciechi, le solite cose. Non sparare agli altri. Poi, pallini. Concime per le piante. Sempre questi ci sono dentro. Beh, e poi vediamo... Perché li butti per terra? Non appoggiati sulla... Nel cestino! No, beh... Poi, aspetta, con calma. Non arrivare subito al momento clou. Direi... Poi. Questo qua è una cosa bellissima, secondo me. Il carica batterie. Senza di questo qua non fare niente, credo. Sì, però diciamo che... Da quando abbiamo iniziato ho scoperto che questi qua d'inverno, guardate, come dicono quelli software TFL, sono l'ideale per scaldarsi. Esatto, è vero, scaldano tantissimo. Scaldano tantissimo. Ho provato io oggi pochissimo, l'ho messa sotto carica. A breve, dopo un anno, farei come me, comprerai qualcosa anche meno, spero. Questa è una cosa, un obrobio, direi. Lo spegni fiamma rosso. Che io ho già cambiato perché non mi piaceva, ovviamente. E la batteria. Sì, la batteria Golden Bow. Sì. 8,4 per 110 mAh. Esatto. E poi la parte finale. No, anzi. Aspetta. Non manca mai questa. Lo spegni fiamma. Lo spegni fiamma. Lo stura canna e pulisci canna da una parte. Sì, tanto di dimensioni enormi. Se ci pensiamo. Perché. Esatto. Si sa, l'AUG è un bullpup, giusto? Esatto. Cosa vuol dire bullpup? Che c'è il caricatore dietro, prima del grilletto. Ti ho istruito bene, ragazzi. Esatto. E quindi la canna lunghezza di? 51 cm circa, più o meno. Sì. Poi, vai avanti. Lo tiriamo fuori. Scusami, No, non intendevo quello. Ah, il fucile! Esatto. Alza, c'è. Prima la alziamo, aspetta che si incastra bene. Questo è il fucile. Il mitico AUG. Vai, peso, lunghezza. Pesa intorno ai 3,4 kg. È lungo 71 cm con una canna, come ho detto prima, di 51. Sì, tra l'altro abbiamo deciso di metterlo a comprare un arco con il mio M4, vedete? È lungo uguale. Mi rendo conto che poi io gioco così anche se dovessi giocare in urbano, quindi... È più lungo il mio M4. Con una canna molto minore, infatti siamo sui... 40 centimetri. Confronto 51 della mia, dell'AUG. Ah, io lo vorrei tirare fuori. Però. Tiralo fuori, fallo vedere a tutti. Grazie. Faccelo vedere, faccelo toccare. E questo è il mitico AUG, finalmente fuori. Allora, c'è un caricatore da 330 colpi. BBs. Sì, vabbè, 330 BBs. Non è elettrico, vabbè, qua solita la rotellina da girare. Non c'è il buco per la farfallina, mi sembra di aver... No, non c'è. No, ci sono in commercio comunque quelli. Sì, in commercio ci sono, ma quel fucile non era compreso. Ci te ne dan già uno. Esatto. Poi c'è l'ottica, 1 per, 1,5. 1,5 per. Esatto. Che dentro c'è il reticolo col pallino, cioè la croce e il pallino. Con un pallino in mezzo. Regolabile. Sì, qua si possono dire, vabbè, qua sotto...
E qua da quest'altra parte, altezza e sinistra. Deriva qui a fianco, alzo qui sotto. Poi fai vedere una cosa che molti dicono: no, l'aug no, c'ha l'ottica. E allora non va bene per i combattenti ravvicinati. Invece no. Ciò che hanno detto anche a me, infatti, compralo quello con la slitta, mi dicevano. L'avevo detto io. Lui e altri, cioè, compra quello con la slitta. Mettici il dot, al massimo l'ACOG, però. E infatti ho preso questo qua perché io sono cecchino, vabbè. Questo, sopra l'ottica, ha le tacche di mira, non so se si vedono bene. Qua una, qua le due con i buchi nel mezzo e qua l'altra, davanti. Cioè, se non vuoi mirare, prendi le tacche. È distintivo, sì. Esatto. Vai, partiamo con la descrizione dell'SG dall'alto. Perfetto. Allora. Spegni fiamma, nero perché l'ho cambiato se non era rosso. In metallo. Fornito nella confezione. Esatto. Sotto la classica filettatura che può ospitare silenziatore. No, no, questa qui. Quella che c'è sotto qui, per ospitare classico silenziatore e tutto. Ma qua filettato per mettere, non lo so. No, per far stile. Sì, sarà in realtà per il raffreddamento. Ok, poi fai vedere anche questa cosa qui che non abbiamo capito. Non abbiamo ancora capito cosa sia, però in teoria, secondo il fanta inglese, come dicono le istruzioni, sarebbe per regolare la raffica. In realtà sarebbe il tubo presa a gas. Sì, in realtà, però in teoria per il pulire. Sì, sì. Adesso nel soft air. Che non ho provato a fare perché ho paura di romperlo, sinceramente, per ora. Se sapete come fare, mandateci un video risposta. E se ne saremo grati. Esatto. Questa è una monopola. Comoda, molto comoda per verticale. Esatto, che se noi tiriamo e chiudiamo, si chiude e rimane bloccato. Poi, qua sotto c'è una specie di tastino che spostandolo si può smontare il fucile in due parti. Vedete, smontando questo qua e tirando questo, la classica levetta d'armamento. Esatto, che apre il portale dello pop. Smonto la canna davanti con lo pop. Adesso andiamo a vedere lo pop. Se noi tiriamo qua e lo blocchiamo così, di qua si apre e si trova lo pop che tirandolo in su, vabbè, si alza, tirandolo in giù si abbassa. E una cosa interessante che dicono che è ambidestro, qua vedete che qua è chiuso, ma se noi lo apriamo c'è la stessa cosa che c'è dall'altra parte, quindi anche lo pop si apre anche da questa parte. Caricatore. Un caricatore già fornito da 330 colpi per sì, vedere Bees. Lo sgancio. Schiacciando questo pulsante qua che si trova qua sotto, viene fuori il caricatore. Sì, vorrei dire un attimo una cosa, secondo me è un attimino scomoda, è il fatto che cambiare il caricatore, vedete, inserirlo, ok, sganciarlo dovete fare così, non riuscite, dovete, cioè, così dovete fare, alzare il fucile. Sì, alla fine questa è va a sentire l'odore d'ascella dopo una partita col tattico e tutto a quella fianca. E poi agganciate il nuovo caricatore, tac. Poi sicura prendi in mano il tuo fucile. Quello è il tuo fucile, ce ne sono tanti come lui, ma quello è il tuo. Qua prima, poco prima del grigliato c'è la sicura. Così è sicura adesso. Che però mi sporge qua dove sparo, dato che sono destro. Mi sporge di qua ed è scomoda. Come lo impugno così, con il mio dito spingi dentro e questo pernetto, diciamo, e mi toglie subito la sicura ed è pronto a sparare. Come lo impugno è pronto a sparare. Poi il... Vabbè, ho dimenticato due agganci per la cinghia. Esatto. Tra l'altro vedete, qui lo vedete da un lato, ma si può tranquillamente girare dall'altro lato. Quindi... E c'è anche il perno qua, infatti. Che qua fucile competente ambidestro. E qua, vabbè, l'altro che è proprio qua in mezzo, davanti. Sì, non c'è l'ottica. No, vabbè, non si vede. Però ha senso. Poi parliamo del selettore. Il selettore, esatto. È una cosa diversa da tutti gli altri fucili, come ad esempio l'M4, ce l'ha qua sul boy, ecco. Sul body, non sul boy. Sul body? Parlo male, lo so. È molto più bello, però. Ognuno c'ha i suoi gusti, ragazzi. Ha preferenze. D'altronde, se di sicuro qualcuno di voi gli piacerà la K. Non... Ho qualcosa contro, però, dai. Non è che dovete mettere non mi piace per questo. Il selettore, stavo dicendo, non si vede. Infatti non c'è qua. È qua, è sul grilletto. Raffica. No, non è solo raffica. Se io schiaccio appena. Scusate, è sicura. Se io schiaccio appena appena. Si porta avanti di qua un altro pezzettino. Primo scatto. Il primo scatto, appunto, va in singolo. E si blocca. Se poi schiaccio più forte, ti sentirà un tac. E va in raffica. E facciamo sentire. E facciamolo sentire, mi dicesti. Allora, per inserire la batteria, fai vedere come si apre.
Allora, per aprirlo bisogna un po' abituarsi, cioè nel senso deve avere le unghie un po' anche. È un cacciavite. No, no, con le unghie. Un coltello, non lo so, non sei mica checche. Io no. Io sì. Amore. Aspetta, aspetta, c'era un punto. Parti da sotto. Sollevo. Da qui parti. Ok, ragazzi, prima c'è uscito, ok. Tirate su. Viene via questo cosino di gomma. Lui dice che non è vero, ma secondo me si perde. Trovate i pallini tipo della giocata del giorno prima, che cadono, vabbè. Finiti. E poi si attacca, vabbè, la batteria. Una cosa, il vano qua dentro. Sembra una cosa enorme il vano batteria. Tutti dicono che tutto il calcio è libero. Invece è una cosa piccolissima. Cioè, nel senso, non so voi quanto possiate vedere, ma va da qua a qua. Sì, ci entra giusto sta batteria qui. Sì, dai, una lipo da 7.4 ci entra. Poi... forse una 9.6. No, no, la 9.6 non ci entra. Scordatevi le batterie da 4.000 mAh. Ci entra una 7.4. Sì, 7.4. Giusto, giusto. 8.4, scusatemi, ho una lipo 7.4. Ok. Quindi mi inserì anche senza... contrario, così, no. Vedete? Prima era uscita così. Ragazzi, il solito... adesso metteremo la sigla, per inserire la batteria bisogna porcolare. Poi i cavetti a muzzo. Vedete? Ah, poi c'è anche il fusibile, classico fusibile per ridargli fondo nel motore, però... io personalmente sul mio gliel'ho cambiato dopo il secondo giorno perché non mi fidavo, però boh. Fate okay, come volete voi. Ok, sentiamo un po' com'è. Allora, questa è la raffica. No, scusate. È partito un colpo? Sì. C'è un colpo? È colpito il poster, brutto stronzo. Togli il caricatore. Spara per terra per vedere se scarico. Ok. Ok. Allora, questa qua è singolo. E la raffica è questa. Un pallino. Un pallino. Vedete, trovate pallini ovunque in questo fucile. Però, boh, per il resto... ok, adesso boh. Caricatore, classico caricatore maggiorato. Aprite il cassettino qui, riempite di BBs, chiudete. Girate la rotellina in modo spastico. Così finché non inizia a fare un rumore che vi assicura che è vuoto e basta. Questo qua è il caricatore dell'AUG A2. Quindi questo direi che è l'AUG A2. Yes. E magari andiamo a provarlo. Esatto. Abbiamo sempre il nostro amico che ci aspetta, quindi... bella zii, siamo nel nostro nuovo... nella nostra nuova area di tiro. All'aperto. All'aperto. Te l'avevi vista, no? Non l'avevi vista? Sì, l'avevo già vista. Quando? Sì, ho fatto la K, mi sembra. La K, è vero. Ho fatto la K di Woodwork. Il nostro nuovo area di tiro, eccolo lì. Lì in fondo c'è Justin Bieber. Ci troviamo a circa 15 metri dal bersaglio. Lasciamo la parola all'AUG di Birra, quindi Birra stai zitto, fai cantare l'AUG. Ancora? Fai una decina di colpi singoli giusto per far vedere quanto è preciso. È una cosa che bisogna imparare, dillo, è la sensibilità sul grilletto. Sì, non lasciare mai caricato lo scarico, direi. Eh beh, la molla sì. La sensibilità sul grilletto poi, perché comunque basta provare da tiro, provate una leggera pressione in più e inizia a rafficare. È anche una raffica abbastanza sostenuta. Arriva qualche bella modifica, una lipo 11.1 lo facciamo cantare. Una bella trentina di pallini al secondo, 10 secondi vuoto il caricatore. E così il caricatore carico al massimo. Olla. Bene, andiamo a controllare i danni a Justin Bieber. Eccoci arrivati da Justin. Ecco qui, vedete, i colpi sono concentrati in questa zona qui. La maggior parte, che è circa la mia mano, vedete? Mentre troviamo qualche colpo sparso qui, che probabilmente provengono dalle raffiche, perché si tende a muovere molto il fucile, vero Birra? Sì, sei una sega. Lo so, devo ancora abituarmi. Per il resto è comunque abbastanza raggruppato. Ovvio, è un fucile, è stato inventato per essere un fucile d'assalto, non da cecchino. Poi qualche buona modifica, magari, essendo un Jingong, avere i soldi gliela si fa. Sicuramente.
Quindi la mia modifica verrà fatta. Oppure preferisci il cannone di precisione? No, precisione o pap da 60 però. Metri? È vero, di cosa hai scoperto, che speriamo sia vero. Ho scoperto del gommino pap, nuovo della JG, che in teoria dovrebbe allungare il tiro di 20 metri, intorno ai 20 metri, 30 metri. Però... Fonte? Meno così ci si può fidare. L'ho scoperto da un mio amico, sincero, principalmente, che me l'ha detto lui. Ah, ok, bene. Quindi non sappiamo. Vi faremo sapere, lo monterò sul mio fucile, quindi... C95, birra un litro. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale, andate a trovare birra e tra i miei canali consigliati birra un litro. Continuate a seguirci. Alla prossima. Fai.